Ed eccoci qui, questa è la situazione all'ingresso di Cosenza. Ricordiamo sempre il nostro sponsor unico, la ditta Domenico Le Rose, e ricordiamo soprattutto a lui che stasera si farà tardi sicuramente, perché questa è la situazione per chi deve entrare all'ingresso di Cosenza città. Sarà successo qualcosa, non capiamo bene cosa, cercheremo di capirlo più avanti. Ho rischiato di rimanere imbussolato dentro la galleria che si trova prima dell'ingresso di Cosenza città. Poi, da buon autista quale sono, ho capito che praticamente c'era qualcosa che non andava. Mi sono messo sulla corsia di destra e sto cercando di entrare. Ci deve essere una macchina della polizia avanti con i lampeggianti accesi. Non si capisce bene cosa sia successo, ma secondo me l'unica cosa che può essere successa è che si è collassato il traffico, dato che tutti quanti vanno a Cosenza per fare spesa a Natale, e quindi questa è la situazione. Si vedono gli omini dell'ANAS come sempre che cercano di coordinare come possono questa situazione assurda. Comunque devo dire che mi sembra un po' presto per i casini di Natale, con tutto il rispetto per l'arrivo del Gesù Bambino anche quest'anno. Allora, sono 18:22 e siamo praticamente entrati adesso qui nell'ultimo tratto che poi ci deve immettere nella bretella che ci farà entrare a Cosenza, ma credo che difficilmente riusciremo a essere in città prima delle 7. Vista la situazione, ci stiamo muovendo proprio a ritmo come le formiche praticamente, quindi quasi quasi sarebbe il caso di andare a uscire a Rogliano e poi tornare verso Cosenza, anche se non sappiamo poi lì la situazione com'è. Comunque questo giusto perché adesso era un po' di tempo che non facevamo un po' di filmati sulla Salerno-Reggio, e ne ho approfittato stasera per sentire un po' di radiofonia locale. Devo dire che ho preferito spegnere l'autoradio, dato che ci sono delle voci veramente indescrivibili sulle varie emittenti, quelle poche provinciali che sono rimaste. Non faccio ovviamente i nomi, ma secondo me, dato che sta arrivando il 21 dicembre, che poi chiuderà comunque tutto, direi che per una questione di correttezza vi conviene chiudere un po' prima, perché proprio siamo arrivati ad un livello che il mio amico Oscar De Rossi definirebbe a livello proprio coliformi fecali, per non dire un'altra parola. Se non capite andate a documentarvi, però dico, proprio alla vigilia del periodo natalizio ho preferito spegnere la radio completamente e mi godo questa bella situazione che c'è qui. Cercheremo poi di capire più avanti quello che è successo. Secondo me c'è stato qualche sinistro comunque che ha un po' creato questa bella situazione. Io, considerate che stasera devo comprare il sale per mia moglie, perché deve salare le olive caserecce, devo fare una commissione per il mio amico Domenico De Rose, che tra l'altro è lo sponsor unico di questi filmati, e quindi poi tornare a casa in tempo utile per la cena, ma credo che sarà molto ma molto ma molto ma molto difficile, molto difficile. Comunque ci proviamo. Ricordiamo comunque sempre agli amici di YouTube che se ci vogliono per qualsiasi utilizzo, noi siamo a disposizione come Teleradio Cinghiale Stereo Network, e anche a qualche eventuale improbabile sponsor che se vuole pubblicizzare i propri prodotti sul nostro canale, noi siamo ben lieti di andare con le nostre telecamere dovunque in tutta Italia, estero compreso, a fare... Ah, benissimo, vedo che comunque anche di là, come potete vedere, c'è un lampeggiante fermo anche all'ingresso di Cosenza Sud, venendo dall'altro lato, quindi credo che la situazione sia bloccata praticamente sia là che qui. Benissimo, un buon servizio. Ringraziamo anche Isoradio, che ovviamente non ha informato di queste cose, e l'Italia continua ad andare sempre di più verso il baratro. Continuiamo così, ci stiamo avvicinando, fra poco vedremo l'insegna Cosenza, ma ovviamente a ritmo veramente da tartaruga,
Io fra poco devo fare qualche telefonata per vedere se riesco a fare le commissioni che dovevo fare. E nel frattempo questo video mi ha dato la possibilità di documentare questa cosa. Ecco, qui c'è l'omino che parla, non si vede bene, ma c'è l'omino che parla con qualcuno da cui sta chiedendo. Adesso nascondiamo il telefono e chiediamo anche noi informazioni, perché se vede che stiamo registrando non ci dirà niente. Adesso chiederemo anche noi qualcosa. Adesso vediamo un attimino, ci avviciniamo, mettiamo più il telefono. Che è successo? Ah, benissimo, quindi credo proprio che non riusciremo a entrare proprio a Cosenza perché c'è una manifestazione in atto. Benissimo, perfetto, allora credo che riusciremo appena appena ad arrivare e tornare indietro per riprendere l'autostrada, perché penso proprio che abbiano bloccato completamente la città. Vabbè, perfetto. Si entra? Ah, erano gli amici dell'ANAS di Contrada Caselle, di Tarsia, per non fare nome, va bene. Speriamo solo di entrare, ma ci sarà qualche bella manifestazione. Benissimo. Meglio di così stasera non ci poteva andare, anche perché penso che comunque per tornare ci sarà più o meno la stessa situazione. Credo che l'unica cosa che ci potrà salvare stasera sarà un bel diluvio d'acqua che farà sicuramente scappare via coloro che manifestano. Questi sono i soliti che protestano per il posto di lavoro, sicuramente. Vabbè. Ecco qui, senza flash copriamo anche il numero di targa delle auto che stanno davanti, così non abbiamo problemi. Perfetto. Siamo curiosi di vedere avanti quello che sta succedendo. Sì, credo che anche dall'altro lato no, ma sembra che a entrare in autostrada ci sia meno confusione, quindi dovremmo farcela.